Firuello, il meglio di Viva Rai 2, ormai sono io una notizia e poi Sanremo, la politica, i nomi famosi. La sesta settimana delle avventure di Fiorello e Biggio comincia con l'omaggio a una delle puntate più belle dell'intero arco costituzionale, quella di venerdì 27 gennaio. Col commovente compleanno all'addiaccio nel palco di strada, davanti al Glass Studio di Vincenzo Mollica, il giornalista calabro-canadese, storico volto e firma della Rai. Nel consueto rito dello scavallamento, alle 5 di mattina in una via Asiago, sempre più dark e deserta, data l'ora e dato il freddo. Omaggio invece a Christian Bale, Batman per tre volte, nel 2005 Batman Begins. Nel 2008, il Cavaliere Oscuro e nel 2012 il Cavaliere Oscuro e il Ritorno. Rosario Tindaro nei panni del pipistrellone super gommato e il tormentone del Best of the Week Photo Video 1 Video 2. Fiorello ci porta dietro le quinte di Viva Rai 2 esclusivo. Insulti di Stato oramai sono diventato io stesso una notizia, dice Fiore con malcelato orgoglio. A proposito della gag improvvisata all'evento di beneficenza per l'ospedale Bambin Gesù, che è finita su tutti i giornali, quella del ministro della difesa Crosetto, uno che pende leggermente a destra. Che canta bella ciao! Mi ha telefonato Bertinotti che vuole cantare Faccetta Nera. Anche il presidente del Senato Ignazio La Russa ha chiamato, vuole cantare T'appartengo di Ambra. Insulti di Stato, il gerarca russo Dmitry Anatolievich Medvedev, fedelissimo di Putin. Dà dello sciocco al nostro Crosetto. Intanto è un crosone, stava lì a teatro e prendeva almeno due posti. E poi, caro Medvedev, è facile insultare in dad? Vieni a dirglielo in faccia, se hai coraggio. Le clip più divertenti di Viva Rai 2 guarda. Gli scoop da Sanremo scopone in diretta da Sanremo, da un posto riservatissimo del teatro Ariston. Il bagno, Amadeus e Morandi rivelano i titoli delle canzoni dei duetti. Spazio anche alle roventi polemiche per il video intervento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky nella serata clou del 73esimo Festival della Canzone Italiana, in realtà lo vorrebbero tutti. L'unico che non lo vuole è Maurizio Costanzo. Perché? Non lo sa pronunciare. Ancora il leader ucraino e ancora Sanremo. Tranquilli, tutti vogliono sapere cosa dirà, ma noi già lo sappiamo, vuole convocare l'ONU per presentare il suo piano per porre fine alla guerra. Infatti è previsto un duetto con Gianni Morandi per cantare un messaggio di pace, ONU su mille ce la fa. Titolo del Fatto Quotidiano, più che Putin, Zelensky deve temere Amadeus. E c'hanno ragione. Temetelo. È pericoloso. Vi faccio un esempio, impazza la rovente polemica sulle carte segrete del caso Cospito. Rivelate da Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia fedelissimo di Giorgia Meloni. Ma che gliele ha date a Donzelli queste carte? Amadeus. In questo clima da tutti contro tutti. Sembra in pericolo anche la sicurezza, festival blindato, saranno schierati 250 uomini delle forze dell'ordine. Sono attesi gli anarchici, gli ambientalisti, gli imbrattatori, i centri sociali, i terrapiattisti, i gilet gialli francesi, i sandali verdi tedeschi, ma soprattutto gli Alice, loro sono i più pericolosi, gliel'hanno giurata ad Amadeus. Tutto, ma proprio tutto, sul Festival di Sanremo speciale. La politica attenti a quei due, Donzelli, quello coi capelli donzellanti, e Andrea Del Mastro, una persona retta. Netta e pulita, direi un Del Mastro lindo, sono i politici del momento. I De Martino e Colapesce della politica, vivono insieme. Non sono di Roma e dividono una cameretta in affitto, dove la sera si scambiano le confidenze. Che segreti c'hai tu, sai? Quello ha parlato col camorrista che ha parlato col mafioso che, al mercato mio padre comprò. Inevitabile lo scopone della solita agendina blu. Solo noi ce l'abbiamo, Del Mastro e i suoi segreti, ah oh. Questa vende più di Harry Potter. Sfogliando tra le riservatissime pagine, scottanti in verità. Tutte cose che la gente ignora, la Serracchiani, al posto dello shampoo usa pasta madre a lievitazione naturale. La password del conto corrente di Carlo Calenda è Roma Nord. Il nome del prossimo conduttore del Festival di Sanremo, Amadeus. Vabbè, ma questo che segreto è? Ah,
ma si riferisce ai prossimi 15 anni. Saviano e Salvini si vedono tutti i martedì a Milano. Vanno a cena alla farmacia alcolica e dopo al Ceresio 7 per continuare a bere insieme. Ogni giovedì alle 17:30 alla Serracchiani e la Russa giocano insieme a padel. Incredibile, la Russa è un compagno, nel misto. Clamoroso dall'Antartide, la nave rompighiaccio italiana dell'Istituto Oceanografico Nazionale. In navigazione nel perennemente ghiacciato mare di Ross, ha toccato il punto più a sud mai raggiunto da una nave. È andata talmente a sud che ha incontrato sulla banchisa un pinguino siciliano, ma voi, da dove minchia arrivate? Michel Unziker ed Eros Ramazzotti diventano nonni, sembra Fiorello Guarda. Buone notizie, buona notizia, Michel Unziker e Eros Ramazzotti, quasi nonni. Fanno un video mentre cantano per strada a Milano. Lui, sembra Fiorello. Anche Barbara D'Urso è diventata nonna, è l'unico caso al mondo di nonna che sembra più giovane del nipotino. Buona notizia bis, un bimbo a fretta di nascere viene al mondo in strada. I genitori lo chiamano Anas. Lo battezzeranno con l'acqua del radiatore. E comunque, se nasceva in treno, lo chiamavano vagone.